Arriva un segnale che abbiamo fatto una fatica immane, però, ma soprattutto perché eravamo tanto lunghi e larghi. Noi sugli spazi così non possiamo lavorare, non possiamo giocare, quindi abbiamo fatto una gran fatica. Abbiamo consumato il triplo delle energie che hanno consumato loro. Loro ci si sono ficcati in mezzo perché sono stati bravi, c'erano giocatori anche rapidi, giovani, e quindi abbiamo fatto fatica. Però sto gruppo qui è così. Questo gruppo qui è, come dicevo prima ai due colleghi, come Rocco Sabato, che magari non doveva neanche iniziare per problemi intestinali, eppure sta lì dentro rischiando anche di fare fatica, e quindi come Nicola, come Ciccio, cioè gente che magari è acciaccata e sta lì dentro, quindi ci mettono la faccia, e questo gruppo risponde alla fine con una generosità che è imbarazzante, perché nessuno si aspettava che ribaltassero una partita come questa. C'è questo rapporto, questa simbiosi, la gente fuori spinge e la gente dentro spinge, quindi è un modo per stare insieme, no? Cioè, anche la squadra dentro sì, stava spingendo perché ci stava credendo, e perché il gol di Jevrem aveva riaperto completamente una partita isperata, e poi quando carichi l'energia in quella maniera, quando c'è questa generosità, questo dispendio. Il gruppo è forte, è inutile che ci giriamo sopra, poi ripeto, grandissima fatica, quello che vuoi, ma grande vittoria. Complimenti ragazzi. I due fratelli in testa alla classifica. Sì, lui c'ha una partita in meno, quindi complimenti, però noi ci stiamo comodi anche noi lassù. Sì, Sì. poi. La guardi ora? No, ma io non, la guardo sempre, ma non è, cioè, noi ci stiamo comodi, ci fa piacere stare lassù. Però ci mancano ancora tante partite, e questa è ovvio che noi dobbiamo recuperare energie, recuperare la gente acciaccata, perché dobbiamo andare a fare una grande partita, una grossa partita a Benevento. Mi sono arrabbiato perché abbiamo perso, perché l'arbitro nel secondo tempo ha arbitrato a senso unico, cioè, per cui ha completato l'opera col calcio di rigore, dopo che non ci ha dato il calcio di rigore a noi sull'1-0, con fallo di mano in aria nettissimo. E niente, per cui Parlano di Caputo quando è caduto in terra. non so chi era, io i nomi non li conosco, però di un difensore, diciamo, di un giocatore del Pisa che ha preso la palla con la mano, dove regolarmente c'è il calcio di rigore, e ci ha fatto continuare tranquillamente, e poi si è inventato questo calcio di rigore dopo che nel secondo tempo non ci ha fatto più giocare, perché ogni punizione per noi non veniva fischiata, per loro il minimo fallo veniva sanzionato. Senti, da pochi giorni ad Ascoli, una squadra che non abbiamo visto male, anzi, in alcune ripartenze se eravate più freddi, forse potevate anche chiudere la partita. No, io ho visto anche meglio del Pisa, sì, è per questo. Noi, anzi, non è che siamo i parenti poveri, non è che voi state a fare il Barcellona e noi siamo l'Ascoli. Per cui ho visto la mia squadra. Beh, nessuno ha detto che noi No, siamo Barcellona. che noi. Noi chi? Voi? Voi, no, io da me l'ho sentito. Ha detto, come per dire, vabbè, insomma, No, non ho facciamo detto, è cose. arrivato da 3 giorni un Ascoli che rispetta come viene dipinto, perde 5-2 a casa con Lecce, mi è sembrato invece una buona squadra, quindi ho detto tutt'altro, perché non capisco Ho questa capito polemica. male io, ho capito male io. No, ha fatto una buona partita, l'ho detto. Il secondo tempo non ci è stato permesso di giocare come avevamo fatto nel primo tempo. Tutto qua. Solo questo. Solo questo. Il Pisa onestamente non ti è piaciuto. No, ha fatto la sua partita, però l'ho detto, quando poi hai le ammonizioni a favore invece di prenderle, le danno agli avversari, insomma, dopo 10 minuti avevamo i due centrali, poi la partita l'avete vista, insomma, non è che io devo fare. L'arbitraggio non mi è piaciuto, posso dire. Non mi è piaciuto assolutamente, soprattutto nel secondo tempo. Anche nel primo ci ha messo del suo, nel secondo tempo ha completato l'opera.